Ma hey, come state? Come va la vostra esistenza? Il mio record personale attuale nelle speedrun è di 20 minuti e 44 secondi senza usare F3. Ebbene, sempre senza F3, qualche giorno fa mi sono trovato davanti ad un tempo che sarebbe potuto essere eclatante. Com'è finita? Beh, lo vedrete in questo video e ho tagliato alcune parti giusto per non rendere il video troppo noiosi, dato che essendo concentrato in alcune parti sono stato molto zitto. Ditemi cosa ne pensate di questa run e sappiate che l'ho fatta in live su Twitch, quindi seguitemi su Twitch se volete appunto supportarmi mentre speedrunno. Lasciate un like se questo video vi piace e se volete altri video di speedrun, vi lascio al video, buona visione. Sei uno sportivo? Sì, abbastanza. Poi cos'altro ho fatto? Vabbè, Kung Fu appunto. Ho fatto anche atletica da piccolo, ma in realtà ho fatto atletica da piccolo e l'ho fatta tipo un anno o due. Poi mi sono stancato e sono andato a far calcio. Ma non perché atletica non mi piacesse in realtà, ma perché tutti i miei amici maschi facevano calcio e mi dicevano: dai, vieni a fare calcio. E quindi sono andato a far calcio. Poi ad atletica da piccolini non si fa, cioè si fanno più giochi più che vera e propria atletica. Cioè, atletica da piccolina è più giocare, fare mago ghiaccio, queste cose qui. Io che in questo momento insegno atletica, cioè faccio l'allenatore di atletica per i bambini piccolini, lo so bene perché insegno queste cose ai bambini proprio piccolini. E, però, che stavo a dire? Cioè, comunque era bella atletica, però appunto col fatto che tutti i miei amici facevano calcio, poi sono andato a finire a far calcio e ho fatto calcio 8 anni. Che sono tanti ora che ci penso. Un Fabbro non c'è qua, quindi... facciamo sta roba. Falli correre di più. Ma guarda che corrono un sacco i bambini, eh. Falli correre di più. Che credi che non ci abbia provato? I bambini hanno un'energia infinita. Tu non sai come farli correre in realtà dopo un po', perché tu dici: ma non sei stanco? Allora, il brutto dei bambini piccoli è che ogni tanto ci sono quelli che sono davvero rognosi. Cioè, ci sono davvero quelli che, mamma mia, si mettono a piangere per qualsiasi cosa, hanno bisogno proprio di tutta l'attenzione e la pazienza del mondo. Altrimenti sarebbe tutto strabello. Se togli quella tipologia dei bambini sarebbe strabello. Cioè, poverini, non è un problema loro, nel senso, non è che lo fanno apposta, sono piccoli. Però ogni tanto trovi davvero i bambini troppo esigenti. Quanti letti ho? Abbastanza. Perché mi ostino sempre a prendere così tanti letti nella mia vita? E adesso li leggo i vostri messaggi. Un mio amico fa rugby. Rugby mai provato invece. Tu, voi mai che li prendete al primo colpo, eh? Comunque ultimamente dai, almeno non è più la fiera dei 3 di Iron, eh? E ultimamente finalmente l'Iron Golem mi sta dando abbastanza... come si chiama? Dov'è? È qua. Abbastanza ferro. Io amo qualsiasi tipo di sport, ma ho praticato solo nuoto e pallavolo. Allora, parliamo un po' di sport in generale. Allora, pallavolo, bello. C'è una sorta di discriminazione per cui lo possono fare solo le ragazze in Italia. Cioè, molti ragazzi, quando gli chiedi che sport fai pallavolo, fanno: ma... eh? Ma cosa? Pallavolo? Ma pallavolo da ragazzi? Invece non... cioè, che cazzo vuol dire, nel senso? È anche bellissimo come sport pallavolo, secondo me. Io sono negato. Pallavolo è uno dei pochi sport in cui sono negato come non so che cosa. Cioè, vi giuro, tipo non ho mai capito come fare la battuta dal basso a pallavolo. So fare quella dall'alto, non so fare quella dal basso, non so il perché. Sono proprio negatissimo. Ecco, grazie per aver rallentato tutta la discesa, solo perché io... ok, dai che ho superato l'acqua, nice. Però non scende più, e invece scende ancora. Non scende più, scende ancora. What? C'è un creeper intrappolato in una ragnatela, lol. Non ci sono altre caverne qua in giro? È di qui? Ok, lo sapevo che era sopra. Perché ti sei buggato così che non ho capito? Però vabbè, almeno sono sopravvissuto. Single day, cos'è? Love my occupation. E il tempo è alto in realtà. Quanto siamo? A 5, dai, vabbè. Prima di 5 va bene. Ah, qua non c'è niente, a posto. Due vie su 4 le ho già censite. Quello è basalto. A una via mi rimane. Ok, là c'è un bastione. È un bridge. Ho visto la parte bassa del bridge. È un po' un casino arrivarci. Ma ci provo. Raga, scusate, vi abbandono come sempre nel Nether. Poi continuiamo a parlare di sport. Tenetevi i messaggi che avete scritto e dopo me li riscrivete. Sì, io come ci arrivo là, però, madonna. No, questa non la volevo piazzare. Vabbè, lo faccio. Magari vedo una fortress mentre faccio il giro, chi lo sa.
Poi, cioè, fosse terreno normale, invece, oltre a farmi il giro dell'oca, è pure Soulsin, quindi vado pianissimo, perché non posso camminare. Guarda, adesso ho pure finito i blocchi. Fammi vedere se vedo qualcosa da qua. Ok, almeno ci sono potuto arrivare senza pontificare, che era quello che volevo, perché tanto 100% quando pontifico va male. Non ho visto se c'era la torre alta di qua, onestamente. Ti puoi spostare? Madonna, mi stava per spingere giù. C'era la torre alta di qua? Sì. Wait, ho fatto tutto giusto? Sì. Ho sbagliato, devo far così. Ah, ma non potete entrarci, che scemo. Vai, vai, tutti dentro, tutti dentro. A posto, nice, ho anche l'ossidiana. Allora, di letti ne ho già un sacco, vero? Sì, non mi servono stringhe. Mi serve solo... come si chiamano? Fire resistance e perle. Fire resistance e perle. Ho già pure tutta l'ossidiana, quindi sono davvero a posto. Vediamo se mi avete già dato delle perle. Sì. Tenete questo. A posto, via. Voglio andare di là. Oh! What? Ma... What? E qua c'è lo spawner. Man! Bro! Meno male che ho scelto la direzione giusta e non sono tornato indietro da dove ero arrivato. Bro, what the fuck? Adesso niente, davvero ci sentiamo domani. Aspettate, voglio far così. C'ho altre stringhe. Forse potevo anche farlo sopra, vabbè, sti cazzi, lo faccio qua. Nice, nice, siete già spawnati. Nice drop rate, 4. Male. Nice. Non co- oh, ma perché io vado così tanto vicino, Dio santo? Ok, quante no? 6? Dammela anche tu, man. Non me l'ha data. Piuttosto vado da quell'altro, aspetta. Non me l'ha data. Voglio la settima. Ho tante perle, voglio la settima. Non mi danno la settima adesso. Esco con 6? Ancora 38 secondi di fire res. Dammi questa e me ne vado. Bro, non mi danno la settima. Tutta la fortuna che ho avuto prima, tutta la fortuna è andata. Ok, settima, via. Bro, guarda dove sono spawnato. L'ho presa, nice, era dritta di qua era. Ho legno per farmi eventuali altri letti? No. Vabbè, ma tanto devo passare proprio dritto su quest'isola, quindi tanto vale. Vattene, scusa. Oh no, ci muoio io qua, troppi zombie piccolini. Oh mio Dio, quanti mob. Oh mio Dio, quanti mob. Corri, 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 corri. Ma Dio santissimo, guardate che roba. È esploso pure un creeper a caso. What? Qualche errorino di troppo comunque. Se provo a fare una sorta di triangolazione per vedere quanto è lontano, non ha senso perché sono nell'oceano. No, non ha senso perché sono nell'oceano. Però potrebbe essere tipo qua e io non me ne accorgo.
La luce cos'è? È questa? È questa. Qua c'è la stronghold. Sì, è qua. È il portale? Oh mio Dio, è il portale. N, due cose. Uno, non guardare gli Enderman. Due, focus. Che schifo di Nether è? Che schifo di End è? Cos'è sta roba? Minchia, tutto buggato. Non stai già perciando, vero? No. Non guardare gli Enderman. Qua. Vi giuro mi tremano le mani. Ha perciato. No, l'ho tirata male. Non ci arrivo. Non ci arrivo, cazzo. Ma perché c'è sto schifo in mezzo? Non vedevo niente. Fuck. Ti prego, perci di nuovo in fretta. Perci di nuovo in fretta. C'è lo schifo in mezzo, raga. Non si vede niente. Guardate, non vedo la torretta. Non vedo la torretta. Non so dove devo andare per l'armi. Ti prego, perci di nuovo in fretta. Ti prego, perci di nuovo in fretta. Potevo fare un gran tempo. Fare meno di 17 minuti potevo fare. Ma il drago non perciò mai più e io ho persi questa run. Poteva essere il record italiano in F3, poteva essere un tempo della Madonna in F3. Eppure, purtroppo non sono riuscito a portarla a casa. Errori di questa run sicuramente i letti, troppi letti, volevo farmene altri, mi sono fermato a prendere il legno per farmene altri, troppa insicurezza in questo senso e ovviamente l'enderpearl sbagliata, anche a causa della conformazione dell'end, ma insomma, comunque enderpearl sbagliata. Niente, spero che vi sia piaciuto questo video, noi ci rivediamo al prossimo, io sono in vacanza in questo momento quindi non sto streamando ma tornerò a streamare presto, ciao!